Francesco Renna in rappresentanza dell'Associazione Brindisi Tutti e insieme ad altre due associazioni e soprattutto all'associazione Nessuno Tocchi Caino abbiamo voluto organizzare questa assemblea pubblica su un argomento importante che è quello appunto la giustizia e la sua appendice carceraria, una questione che ogni giorno va vissuta e va affrontata, ma poi spesso nessuno se ne occupa. Voglio ricordare alcuni punti importanti della problematica. In carcere oggi ci sono circa 67.000 detenuti contro una capienza che avremmo delle nostre carceri di 43.000 detenuti, quindi un esubero importante. E soprattutto accade spesso che il problema appunto della giustizia, ma soprattutto delle carceri, viene affrontato come un problema a parte. Invece di fatto può essere veramente il vero problema che insiste oggi per la riforma della giustizia. Con noi ho l'onore di presentarvi alcuni amici radicali che insieme appunto io quando ho conosciuto l'onorevole Sergio D'Elia abbiamo affrontato diversi argomenti che erano le problematiche della città. Però insieme poi ci siamo confrontati su quelli che erano i problemi di ognuno di noi e di tutti noi. Qui alla mia destra ho l'avvocato Giuseppe Napoli, che è presidente dei Radicali Diritto e Libertà, giusto? Sì. Dell'associazione. E poi alla mia sinistra ho l'onorevole Sergio D'Elia, l'onorevole Rita Bernardini e l'onorevole Elisabetta Zamparuti. Con loro appunto approfondiremo questo argomento, dicevo, importante. Per introdurre l'argomento do subito la parola all'avvocato Giuseppe Napoli. Grazie. Grazie. Allora, il mio intervento sarà molto breve anche perché voglio che sia dato il giusto spazio agli interventi dei parlamentari e anche degli intervenuti. È inutile dirlo, la giustizia è la più grande questione sociale oggi che abbiamo nel nostro paese. Abbiamo, se non erro, 11 milioni di processi pendenti e quello che è più grave è abbiamo un numero di prescrizioni annuali che raggiunge i 200.000. Noi abbiamo anche una classe politica, a dire la verità, che in maniera un pochino ipocrita, da un lato rifiuta pervicacemente di emanare un provvedimento di amnistia che invece sarebbe quanto mai necessario, e da un lato però tollera appunto che ci sia questa amnistia di classe strisciante che è la prescrizione, di cui ne beneficiano naturalmente coloro i quali sono economicamente più attrezzati e quindi hanno la possibilità di permettersi un avvocato che conosca bene le tecniche che conducono alla prescrizione. Allora, noi abbiamo avuto già nel 2009 una condanna per quanto riguarda la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, per quanto riguarda le modalità di detenzione che vengono fatte nel nostro paese. Qui con noi poi oggi c'è anche l'avvocato Alessandro Stomeo, che di questi argomenti è un esperto e che dopo ci parlerà di una pronuncia di qualche mese fa del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha aperto anche qui una possibilità di un filone molto interessante sotto il profilo appunto delle condizioni dei detenuti. Allora, il primo dato che deve far riflettere è che poi magari su questo saranno più precisi Sergio e Rita soprattutto. Il 50% dei detenuti è in attesa di una sentenza definitiva, vale a dire che fino a prova contraria la metà dei detenuti che ci sono in Italia sono presunti innocenti. Una parte rilevante di detenuti è in carcere per reati connessi all'uso di stupefacenti e una buona parte dei detenuti è rappresentata da soggetti extracomunitari. Quindi possiamo ben dire che in Italia in carcere va la povera gente, se vogliamo. Allorché nel 2006 fu approvato l'indulto, noi, diciamo, i radicali,
Marco Pannella in primo luogo, sottolinearono la necessità che tale provvedimento fosse accompagnato da un'ampia amnistia, perché chiaramente un indulto senza amnistia non ha senso, perché l'indulto consente ai giudici, cioè l'amnistia consente ai giudici di liberarsi dei fascicoli definitivamente, mentre con l'indulto c'è comunque la necessità di portare avanti i processi fino alla sentenza. Naturalmente il problema del sovraffollamento delle carceri non comporta solo problematiche connesse ai detenuti. Vittime di tale situazione sono anche gli agenti di polizia penitenziaria, in numero ampiamente inferiore agli organici, i direttori delle carceri, gli educatori e tutto il personale che gravita intorno all'universo penitenziario. Approfitto della presenza di Rita per dire che più di un anno fa lei presentò una proposta di legge che prevedeva di far scontare gli ultimi 2 anni di pena alla detenzione domiciliare, ma questa proposta, che trovò in un primo tempo il favore dell'allora ministro di giustizia, fu poi bloccata da un veto incrociato di Lega e DV e di settori del PD, che poi sono più o meno gli stessi, si è detto per inciso, che oggi invocano il ripristino della legge reale. Naturalmente accanto a questi temi ci sono poi i temi classici della battaglia radicale, che sono quelli della separazione delle carriere, dell'abolizione della obbligatorietà dell'azione penale, perché poi noi ci dicono no sempre, ma voi siete per l'amnistia, non volete nient'altro, pensate, no, già con i referendum dei primi anni 90 e poi con le proposte di legge sia dei parlamentari della Rosa nel Pugno e ora dei parlamentari eletti radicali eletti nelle liste del PD, noi abbiamo tutta una serie di proposte di legge depositate che naturalmente raccolgono a parole gli interessi degli altri parlamentari del PD e del PDL, ma poi quando si tratta in realtà di calendarizzarle tutti si perdono. Ora, io però, siccome diciamo sono la penso in maniera positiva, credo che da parte di alcuni settori del nostro Parlamento vi sia una maturazione di sensibilità. E ho letto in questo senso le parole del sottosegretario Belcastro di giorni fa in maniera di amnistia, in cui vedremo se c'è effettivamente questa disponibilità ad aprire un discorso. Il problema qual è? Il problema è che manca il coraggio di mettere in pratica e di dare corso e corpo, come diciamo noi, a quelle parole e a quelle denunce e trasformarle in provvedimenti di legge e in riforme. Qui sta il compito di noi radicali, che è il compito di aiutare questa maggioranza e questa opposizione a darsi il coraggio di fare quelle scelte che in primo luogo diciamo che è la scelta dell'amnistia, che non è più rinviabile, anche a costo, come dimostra l'azione non violenta di Pannella, di rischiare la vita, come dice lui, o ancora, ed è un fatto di questi ultimi giorni, consentitemi, di rischiare la dignità, per non far prevalere quell'asse trasversale che vorrebbe ripristinare le leggi infami degli anni 70, che ancora oggi costituiscono un'onta indelebile per la coscienza di uno Stato come il nostro, che vorrebbe essere uno Stato di diritto, ma che rischia sempre più di sembrare uno Stato di polizia. Grazie. Grazie all'Avvocato Napoli. Adesso darei subito la parola all'onorevole Elisabetta Zamparutti. Voglio ricordare che è tesoriera dell'associazione Nessuno Tocchi Caino e membro della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Grazie. Grazie, ma ha ragione Giuseppe Napoli quando dice che la questione della giustizia è la prima e prioritaria questione. Funziona? Ora sì. No, dicevo che Giuseppe hai ragione quando sottolinei come la giustizia sia la prima e prioritaria questione istituzionale e sociale del nostro paese, che attende da decenni di essere affrontata e di essere risolta. Affrontarla e risolverla significa innanzitutto interrompere una flagranza di reato, una flagranza di violenza da parte dello Stato nei confronti dei cittadini italiani. E questo, ci tengo a sottolinearlo, non è soltanto il nostro punto di vista, perché organizzazioni internazionali
più volte hanno preso posizione e denunciato quello che sta accadendo nel nostro Paese. Io penso che di fronte anche alla degenerazione in corso, la via sovranazionale per la soluzione della mala giustizia italiana sia un aspetto da tenere fortemente in considerazione rispetto ad un problema, ripeto, quello della giustizia, che non è questione recente e non è questione legata soltanto al cosiddetto ventennio berlusconiano. È qualcosa che ci portiamo dietro da molto molto tempo. Dicevo che la mala giustizia italiana è all'attenzione di organizzazioni internazionali da anni. Ricordo il Consiglio d'Europa che denuncia il fatto legato, cito testualmente, ai ritardi della giustizia in Italia che sono causa di numerose violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sin dal 1980 e che tali ritardi, dice il Consiglio d'Europa, costituiscono un pericolo effettivo per il rispetto dello Stato di diritto in Italia. Quindi nella mala giustizia italiana è contenuta la messa in discussione dell'intero Stato, sistema di Stato di diritto e dunque di democrazia del nostro Paese. Ma poi c'è anche la Corte europea dei diritti dell'uomo che continua a condannare il nostro Paese come il peggiore dei delinquenti abituali e professionali, dichiarandolo colpevole centinaia di volte per denegata giustizia nei tempi infiniti dei processi. Do questo dato legato al numero di condanne che l'Italia ha avuto nel cinquantennio dal 1959 al 2009 per l'eccessiva durata dei procedimenti civili e penali e sono state 1095 le condanne. Quindi noi siamo, diciamo, in testa alla classifica dei delinquenti abituali di Stato con 1095 condanne. Chi sta dietro di noi? Ci sta la Francia, la Germania, la Spagna, però con un numero nettamente inferiori di condanne, perché la Francia in questo cinquantennio ne ha subite 278, la Germania 54 e la Spagna 11. Noi, lo ripeto, teniamolo presente, 1095. Quindi è davvero un numero rilevante che segna ulteriormente lo stato di degrado in cui versa la questione giustizia e quella che noi definiamo l'appendice carceraria del nostro paese. E poi ci sono le decine di volte in cui l'Italia è stata dichiarata colpevole anche della violazione della Convenzione europea sui diritti umani, che vieta la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti. Perché una cosa va detta: è vero che il nostro paese ha abolito la pena di morte, Nessuno Tocchi Caino conduce una campagna mondiale per l'abolizione della pena di morte nel mondo, però oltre alla pena di morte c'è anche la questione della pena fino alla morte, che è quello che emerge dalla realtà italiana, e molti e numerosi sono i casi che noi conosciamo di questo tipo. Quindi la questione della giustizia è una questione istituzionale, dicevo all'inizio, ma è anche una grande questione sociale, perché sono milioni i cittadini che hanno avuto o hanno ancora a che fare con la giustizia penale e il carcere. Nel 2005, cito sempre prese di posizione da parte di organizzazioni internazionali, nel suo rapporto sulla giustizia in Italia, il commissario per i diritti umani Alvaro Gil Robles stimava che circa il 30% della popolazione italiana era in attesa di una decisione giudiziaria, il 30%. E questo significa quindi che in vario modo e in varia misura almeno 10 milioni di famiglie hanno nel loro vissuto e nella loro vita attuale sofferto, spesso anche in modo
atroce il loro coinvolgimento nella giustizia e nell'ordinamento penitenziario. Questo cosa significa? Il debito di giustizia dello Stato nei confronti dei cittadini? Significa molto, perché il debito di giustizia è anche un debito di sviluppo per il nostro Paese. Io credo che sia difficilissimo per chiunque, penso magari ad un investitore non italiano, decidere di venire nel nostro Paese e magari avviare un'attività, un investimento importante, quando sappiamo che se ci dovesse essere un incidente di percorso nell'esecuzione di un contratto, di un accordo, questa persona deve aspettare, diciamo, 10 anni per vedere definita un giudizio civile. È chiaro quindi che la questione giustizia è una questione fondamentale anche, ripeto, in termini di sviluppo complessivo del nostro Paese, in termini di stato di principi, di stato di diritto, ma anche in termini di sviluppo economico. Che dire in conclusione? Io voglio sottolineare come su questo problema ci sia, diciamo, a parte noi radicali che con tenacia, con costanza cerchiamo di porre all'attenzione non solo dell'opinione pubblica, ma dell'intera classe politica questo problema, noi abbiamo visto convocare in manifestazione milioni di persone sulla questione della pace, sulla questione delle pensioni, ma non abbiamo mai visto convocare milioni di persone sulla questione della giustizia. Ecco, io credo che di fronte alla disastrosa situazione anche delle carceri, che coinvolge milioni di famiglie italiane che devono subire appunto la vergogna, la frustrazione e l'impotenza della loro condizione, occorra su questo mobilitare e insistere perché questa problematica sia portata, sia tenuta in considerazione dalle forze politiche innanzitutto, e credo che quello che stiamo facendo con grande difficoltà vada proprio in questo senso, rispetto poi soprattutto a quella che è l'atto, a nostro avviso, fondamentale e preliminare alla soluzione dell'intero problema giustizia, che è l'adozione innanzitutto di una amnistia che consenta di alleggerire quell'enorme carico che si riversa sull'apparato giudiziario e che impedisce appunto di fare giustizia nel nostro Paese. Grazie. Grazie all'onorevole Zapparutti. Darei subito la parola all'onorevole Rita Bernardini, che è membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Grazie. Allora, grazie intanto per questo invito, e io volevo subito prendere il toro per le corna. Perché? Perché a noi radicali ci dicono: beh, ma da quale parte state? State a destra, state a sinistra? Non si capisce bene. E allora qui mi aiuta un nostro compagno radicale di Cremona, che è radicale da una vita, dai primi anni 70, Sergio Ravelli. Allora qui io mi metto gli occhiali, ho la Gazzetta di Cremona, la provincia di Cremona, il quotidiano dell'epoca, e ho una data, 26 novembre 1976, ci sono due articoli. Guardate, se io ve li leggessi, voi direste: ma stiamo parlando di oggi? Il primo titolo è Partito Radicale, riforma carceraria. Il secondo, i radicali sui problemi carcerari. E poi la visita al carcere di Cremona. Che cosa voglio dire con questo? Che sui contenuti noi radicali siamo quasi arteriosclerotici sulle stesse idee che abbiamo cercato di portare avanti, alcune volte con grande successo,
altre volte pensiamo divorzio e aborto, perché vedete, quando oggi ci ridicono non ci sono le condizioni per l'amnistia, Marco Pannella giustamente risponde al ministro Nitto Palma: le condizioni si creano, perché oggi voi dite, se avete mai ascoltato in televisione, non solo Marco Pannella che è vietato, ma un dibattito su questo tema non esiste, non si può parlare di questi temi che riguardano la giustizia, a meno che si debba parlare dei problemi di giustizia del Premier o di qualche altro esponente politico, però soprattutto del Premier. Quando allora tutti che fanno domande scavano intercettazioni, anche quelle che non c'entrano niente, insomma, su quella è la giustizia come viene affrontata in Italia. E allora dicevo, non solo, ma noi abbiamo vinto, lo ricordavo prima, un referendum nel 1987 sull'onda del caso Tortora, sulla responsabilità civile dei magistrati, perché in Italia, dobbiamo dire, i magistrati sono irresponsabili, possono fare qualsiasi cosa e non pagano mai per i loro errori. Allora, quel referendum fu vinto all'85%, cioè gli italiani andarono a votare e votarono sì, vogliamo la responsabilità civile dei magistrati. Subito dopo, il sistema partitocratico italiano varò una bella legge, la legge Vassalli. Devo dire che Vassalli, che era una persona veramente un grande studioso, un grande giurista, poi riconobbe questo tragico errore. Dico tragico perché poi ci sono passate, grazie a queste cose, le vite delle persone. E allora fece questa legge Vassalli, per cui io vi do semplicemente il risultato per dire che in realtà in Italia non esiste una responsabilità civile dei magistrati. Dall'87 ad oggi, quindi 24 anni, i magistrati per i quali è stata riconosciuta una responsabilità nell'esercizio delle loro funzioni, che sono stati puniti, quindi sono stati 6 in 24 anni, cioè vuol dire che proprio non esiste questa responsabilità. E allora arteriosclerotici, proprio per parlare anche del nostro atteggiamento come delegazione radicale, quando ci fu il discorso di insediamento del presidente del Consiglio Berlusconi, penso bene di parlare di tutto, economia, e di affrontare il problema della giustizia solamente sotto l'ottica della sicurezza. Non c'era niente di tutto questo di cui stiamo parlando a questo tavolo. E naturalmente noi, nella nostra replica, glielo abbiamo ricordato e abbiamo detto che se avessimo trovato un governo disposto a discutere di quello che è la giustizia in Italia e di quello che sono le carceri, avrebbero trovato in noi chiaramente persone attente e collaborative, talmente collaborative che con questa idea di giustizia, che abbiamo presentato proprio all'inizio della legislatura una mozione sulla giustizia che prevedeva tutte le riforme che noi abbiamo tentato anche per via referendaria. Lo ricordava prima Elisabetta, perché c'è la responsabilità civile dei magistrati, c'è l'abolizione di quel principio che esiste solamente in Italia dell'obbligatorietà dell'azione penale, che è una cosa falsa, perché i magistrati naturalmente non riescono a perseguire tutti i reati, e per cui che cosa fanno? Lo sappiamo tutti, si scelgono i processi che sono più interessanti, quelli che magari possono andare sui mass media, insomma fanno una cernita di quelli che possono poi effettivamente celebrare. C'era la separazione delle carriere in questa nostra mozione, c'era
gli incarichi extragiudiziari dei magistrati, c'era le carriere automatiche dei magistrati per i quali bisognerebbe forse intervenire, cioè un magistrato sia che sia bravo, sia che sia veramente indecente, comunque ha una carriera assicurata, e questo purtroppo è quello che avviene. Allora, questa mozione stava lì come depositata, ma senza trovare possibilità di sbocco, ed era firmata trasversalmente sia da parte del PD sia da parte del PDL e delle altre forze politiche. E adesso vi dico un segreto, cioè una piccola cosa. Io che cosa feci? Sotto Natale ricevemmo, credo solamente noi donne, un regalo da parte di Berlusconi, che era un'agenda di pelle. Io la riciclai, nel senso, sapete come si fa, no? Ti regalano una cosa, poi tu la regali a qualcun altro. Io l'ho regalata ai miei portieri, che quando ho detto c'ho un regalo da fare, quando ho detto è una cosa di Berlusconi, e allora tutti quanti no, noi non vogliamo niente, eccetera. Poi ho detto beh, peccato, era questa bella agenda. E allora uno mi fa, dice, ma io sì, veramente ci avrei un cognato che è tifoso di Berlusconi, per cui l'ho piazzata. Scrissi un bigliettino al presidente del Consiglio, lo consegnai proprio lì a Palazzo Chigi, in cui dicevo, caro presidente, lei ha fatto il discorso di insediamento e non ha nominato la giustizia. C'è una mozione depositata che chiede al governo di avviare da subito, di fare da subito la riforma strutturale della giustizia. E poi vabbè, ho raccontato questo episodio del riciclaggio, è finita lì. Devo dire che il presidente del Consiglio anche in quella occasione ha avuto attenzione, perché a gennaio abbiamo discusso di giustizia in un dibattito, c'era stata la relazione di Alfano, e quella mozione, che poi fu trasformata in risoluzione ma il testo era lo stesso, venne approvata con una maggioranza che era trasversale, non solamente della maggioranza di centrodestra. Era, allora, tu hai una mozione, il governo, il Parlamento, in cui il Parlamento ti dice avvia da subito, fai la riforma strutturale della giustizia. Beh, insomma, aveva un buono strumento in mano. Purtroppo non è accaduto niente, se non recentissimamente, ma sicuramente troppo tardi, il deposito della cosiddetta riforma, tra virgolette, costituzionale. E voi sapete che a tempi lunghissimi sicuramente non... Quando quelle riforme possono essere benissimo fatte con leggi ordinarie, non è necessario fare il percorso costituzionale. Ma lo stesso è avvenuto sulle carceri. Mozione, lo ricordava prima il nostro amico avvocato Napoli, viene approvata questa mozione radicale, non facevano niente. Non era il mio disegno di legge. In realtà iniziai uno sciopero della fame e anche lì ascolto il ministro della giustizia Angelino Alfano. Io gli chiedevo, ma quando è che applichi questa mozione che è stata approvata? Presenta questo disegno di legge che era fatto seriamente, veramente con competenza, e avrebbe consentito non di liberare, di svuotare, venire chiamato svuota carcere, ma di consentire per l'ultimo anno di scontare la pena ai domiciliari, perché le carceri scoppiano e non erano previste tutte quelle preclusioni che la recidiva, eccetera. Quindi per tutti poteva valere questo. In più c'era la messa alla prova, un istituto che funziona molto bene nella giustizia minorile. Insomma, fatto sta, io sono rimasta a bocca aperta e ho detto, beh, questo incide subito sulle carceri. Sarebbero usciti circa 14.000 detenuti. Insomma,
arriva questo, si doveva dare la sede legislativa, sapete che si fa più in fretta, subito opposizione, Lega, Italia dei Valori e PD, cioè il partito di cui noi, il gruppo di cui noi facciamo parte. Vabbè che la mia siamo autosospesi. La presidente mia, che è un ex PM, no, sede legislativa no, bisogna approfondire. Si approfondisce e questo svuota carceri viene svuotato, per cui sono usciti circa 3.000 detenuti, un risultato molto scarso. E allora quello è un altro settore in cui si può rifare un intervento, ma noi diciamo, e concludo perché sennò la faccio troppo lunga, amnistia per la Repubblica, perché oltre che per tutte le ragioni che ha ricordato Elisabetta, perché si liberano finalmente delle risorse che possono essere investite sia nel penale. Noi prevediamo un'ampia amnistia che possa ridurre a 1.000.000 i processi pendenti, che tanto sono destinati alla prescrizione. Allora, risorse che si liberano, che possono, intanto le carenze di personale anche amministrativo che ci sono nel settore penale, poi la cosiddetta informatizzazione di cui si parla da una vita, si è fatto qualcosa, ma non mi sembra che siamo proprio a buon punto, quindi investire lì. Investire per esempio quanto a personale amministrativo su coloro che hanno questo tipo di capacità e non semplicemente quelli che sono abituati ancora a scrivere i verbali a mano. E poi soprattutto, perché l'altro cancro che abbiamo in Italia, che impedisce agli investitori stranieri di venire qui da noi, investire buona parte di queste risorse sul civile, magistrati che siano incentivati a passare dal penale al civile, perché lì bisogna intervenire, cioè un imprenditore che vuole venire in Italia non ci viene ad investire, perché per riscuotere, dico la cosa più semplice, un credito, ci vogliono anni e anni, e alla fine poi l'impresa non solo viene distrutta, e questo accade alle imprese italiane, ma per un'impresa estera non può stare a fare a spendere di più di avvocati che non per l'impresa che vuole aprire in Italia. Quindi questo è il discorso che noi facciamo. Poi è chiaro che il provvedimento di amnistia va accompagnato con l'indulto, per far rientrare le carceri nella dimensione per cui sono state progettate. Lo dice il regolamento penitenziario, non lo diciamo noi radicali, che i posti sono 43.000, e quindi quelli, e investire risorse anche per la comunità penitenziaria, agenti, educatori, direttori. Ma voi lo sapete da quanti anni non gli rinnovano i contratti agli agenti, ai direttori? Assumere educatori, assumere psicologi, perché l'ultima cosa che vi voglio dire, allora, un dato: 20.000 detenuti scontano la loro pena a centinaia di chilometri di distanza dalla loro famiglia. Questo vuol dire che per anni non vedono i figli, i genitori, le mogli, e questo è vietato dal regolamento penitenziario, che prevede la territorializzazione della pena. E vedete, certe volte a me, quando giro per le carceri, oggi andremo anche nel carcere di Brindisi, c'è qui il comandante che è già... la pena più grande che ha un detenuto, qualcuno che per esempio io ho incontrato in Sicilia, che è di Napoli, mi dice: guardi, io vorrei ritornare, questo magari sto meglio in un carcere piccolo siciliano, ma io lì posso vedere i figli piccoli, preferisco stare in quello schifo di Poggio Reale piuttosto che stare così lontano senza più avere contatti con la famiglia. Custodia cautelare, è veramente, ho finito,
sono il 42% sono in attesa di giudizio e in custodia cautelare, la metà di questi verrà riconosciuto innocente. Allora, io ho depositato una proposta di legge con tutta la, no, non solo noi sei della delegazione radicale, ma l'hanno firmata anche altri, sia del PD che del PDL. Allora, tutti quando c'è stato l'arresto di Papa sono intervenuti dicendo bisogna riformare, è uno schifo, eccetera. Ora questa proposta sta lì, che aspettano a calendarizzarla? Cioè, io dico, veramente ci vuole un po' di serietà, perché altrimenti in quell'aula di Montecitorio si fanno discorsi vuoti, discorsi che non servono a niente se non a farsi un po' di pubblicità, e i problemi rimangono tutti sulle spalle degli italiani, sulla vita degli italiani, perché vedete, muoiono nelle carceri, siamo a 55 suicidi, poi ci sono quelli che muoiono di malattia perché non sono curati, ma siamo anche a più di 80 agenti che si sono suicidati negli ultimi 10 anni per le condizioni vergognose in cui sono tenuti anche loro nelle carceri. Credo che c'è un dovere prepotente di intervento, come ci ha detto il Presidente della Repubblica. Grazie. Grazie all'onorevole Rita Bernardini. Passiamo. Diamo la parola adesso a Sergio D'Elia, segretario dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, e tra l'altro da qualche tempo anche mio amico. Grazie Francesco, ringrazio te, ma anche un altro Francesco che è seduto qui, che tu sei presidente o segretario dell'associazione Famiglia Fratelli Ristretti? Segretario, che insieme a Giuseppe Napoli, all'associazione radicale Diritto e Libertà, oltre che all'associazione di cui Francesco Renna insomma è promotore, Brindisi di tutti, hanno voluto questa assemblea, quindi non conferenza, perché ora abbiamo parlato noi, ma io mi aspetto davvero che dalla platea poi si iscrivano a parlare. Io credo che abbiamo abbondantemente un'ora e mezza ancora di tempo per stare assieme, anche perché in sala sono presenti persone più o meno. Eh? Qualcuno faceva più o meno, come diceva qualcuno. Sì, ma dipende dall'interesse poi che questa cosa suscita anche nelle persone che hanno l'urgenza di andare a pranzo, insomma. No, dicevo, c'è l'avvocato Alessandro Stomeo, il cui intervento secondo me è importante per capire poi quali rimedi in termini di via giudiziaria si possono trovare ad una situazione come quella che è stata descritta dagli interventi precedenti. Io vedo Maurizio Martina presente in sala, un'altra, diciamo, vittima della mala giustizia del nostro paese. E Anna Stranieri, che è qui, che è una ragazza che sta seguendo ormai da 30 anni la vicenda di Vincenzo, suo padre, una persona che ha passato, che ora ha 50, 52 anni, quanto c'ha tuo padre? 51, di cui due terzi li ha passati in carcere, girando l'Italia, ma soprattutto negli ultimi 20 anni, nel buco più buio e più profondo del pianeta penitenziario italiano, che è il cosiddetto carcere duro 41 bis, che lo ha distrutto. Ora Vincenzo non è più la persona ribelle di 30-40 anni fa, 20 anni di carcere duro lo hanno ridotto in una condizione assolutamente incompatibile, non dico con il 41 bis, ma anche con lo stato di detenzione. E ora è ricoverato in un ospedale, in un reparto psichiatrico del carcere di Livorno, sempre in 41 bis. E vorrei che queste testimonianze siano oggetto della nostra riflessione, della nostra discussione. Beh,
quando ci siamo sentiti con Francesco Reina, cioè che titolo diamo a questa assemblea? Io ho detto, vabbè, mettiamo, guarda, la giustizia e la sua appendice carceraria, sottotitolo una questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile. Avete sentito gli interventi, hanno parlato del piano costituzionale, ma queste parole di chi sono? Di Marco Pannella? Queste sono le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, persona misurata, ha usato questa parola per descrivere la situazione della giustizia in Italia, ha detto è una questione di prepotente urgenza sotto il profilo costituzionale, lui è il supremo garante della Costituzione del nostro Paese, sotto il profilo anche civile. Ma ha aggiunto rispetto all'appendice della questione giustizia, che è la questione carceraria, il Presidente della Repubblica ha detto testualmente un'emergenza assillante, fuori dal trattato costituzionale, che ci umilia in Europa e nel mondo. E poi ha sollecitato la politica e il Parlamento a uno scatto e a delle risposte. Su questo sono le parole del Presidente della Repubblica pronunciate il 28 luglio al Senato in un convegno dal titolo Giustizia, punto esclamativo, in nome del popolo sovrano. Siccome ha pronunciato parole radicali, è stato trattato come si trattano di solito i radicali, cioè è stato censurato, è stato vietato alla conoscenza dell'opinione pubblica italiana, cioè dei cittadini di cui lui è il primo. No? Il primo cittadino del nostro paese in quanto Presidente della Repubblica. Cosa voglio dire con questo? Che noi non risolveremo nulla nel nostro paese, non affronteremo nessuna emergenza seriamente nel nostro paese, se non esisterà nel nostro paese un minimo di ripristino dei fondamenti di quello che può essere definito uno Stato democratico. Uno Stato di diritto. E il primo fondamento di uno Stato di diritto, di uno Stato democratico, è la conoscenza, è l'informazione ai cittadini di questo Stato, quindi all'opinione pubblica di quello che è l'emergenza, le situazioni che emergono di volta in volta nella nostra società, nel nostro tempo. Conoscere per deliberare è un principio cardine. Quindi non si delibererà nulla, le mozioni di Rita Bernardini, le proposte di legge, non si deciderà neanche quello che il Presidente addirittura della Repubblica dice essere di prepotente urgenza, perché se questo non sarà preceduto, preparato, quindi non ci sono le condizioni, no? Diceva Nitto Palma, se non si creano le condizioni, creare le condizioni significa far discutere nel nostro Paese davanti all'opinione pubblica qual è la realtà e della giustizia e del carcere nel nostro paese, per la quale veniamo condannati dalla giustizia europea come fossimo uno dei peggiori delinquenti abituali. Io non so, qui ci sono anche degli ex detenuti, ma non solo loro sanno che se uno viene condannato una volta passi, si dà la condizionale, due volte non c'è la condizionale, tre volte, la terza, la quarta o la quinta volta sei definito recidivo o addirittura arrivi ad essere delinquente, non solo abituale ma professionale. Elisabetta Zamparutti, certo, 1095 volte condannato lo Stato italiano dalla giustizia europea per comportamenti contrari alla legge, non solo europea, la Convenzione europea sui diritti umani, eccetera, alle norme non solo del diritto internazionale, ma anche del nostro diritto interno, della Costituzione italiana. Quindi uno Stato dichiarato fuori legge. Bene, ai recidivi individuali, cittadini italiani, professionali, delinquenti, professionali abituali, non c'è amnistia, non c'è indulto, perché tutti i provvedimenti di clemenza sono negati a coloro i quali sono appunto dichiarati delinquenti abituali e professionali. Non c'è la semilibertà, non ci sono i permessi, non c'è nulla, eccetera. Cosa dovrebbe essere fatto al governo, non al governo,
perché è un problema sia di governo che di opposizione, allo Stato italiano mille volte, 1100 volte quasi condannato in 50 anni. Altro che il 41 bis dato a Vincenzo Stranieri, no? Non so in quale, a Guantanamo dovrebbe essere trasferito a tutta la classe dirigente di questo paese. E non è un problema dell'ultimo ventennio berlusconiano, lo ribadiamo, lui è l'ultimo di una serie di responsabili dello sfascio della giustizia nel nostro paese, anzi ritengo che lui sia il prodotto degli sfasci creati precedentemente. Siccome la deriva era quella, lui è entrato in questa deriva e siccome ci sono le leggi della fisica che, no, quando una cosa cade aumenta la velocità man mano che cade, quindi ora sembra che precipiti tutto, che sia colpa, ma lui, il precipizio è stato avviato il precipitare della situazione è stato avviato dai governi precedenti, ma l'Italia non è uno Stato di diritto. Infatti noi lo definiamo tecnicamente, secondo le norme, le convenzioni internazionali, un regime che dura da 50, da 60 anni. Noi abbiamo ora visto le primavere arabe, le rivolte arabe mandare a casa dittatori che stavano, uno da 20 anni, l'altro da 30, l'ultimo da 40, in quella maniera vergognosa in cui poi si è conclusa la vicenda di Gheddafi, ucciso, massacrato dopo che era stato catturato. Quindi erano regimi dittatoriali tenuti da persone, da diciamo dittatori che stanno lì al massimo da 40 anni. In Italia c'è invece uno Stato, un regime che dura da 60 anni, quindi è ora che se ne vada a casa, che siano tutti, perché tutti i responsabili, quelli di oggi e quelli che li hanno preceduti, della situazione, del debito non solo pubblico del nostro paese, perché è chiaro che non l'ha fatto Berlusconi negli ultimi 10 o 15 anni, il debito pubblico italiano nasce dagli anni 60, dagli anni 70, ma soprattutto per il debito giudiziario che ha contratto lo Stato italiano nei confronti dei suoi cittadini. Quindi il problema è questo, noi dobbiamo affrontare una realtà, quella della giustizia, del carcere, consapevoli del fatto che si tratta di ripristinare nel nostro paese un minimo di legalità, di Stato di diritto, di democrazia. Siccome non siamo per il tanto peggio tanto meglio, siccome non siamo per lo sfascismo, no? Il filo che Pannella sta cercando di tirare, no? Dice, c'è uno strumento che è già una riforma strutturale. L'amnistia perché è una riforma strutturale? Perché consentirebbe, nella misura in cui dagli 11 milioni di processi pendenti, di cui la metà nel penale, quelli ufficiali sono 3 milioni e 2, ma non scusa. Abbiamo scoperto che sono 5 e 9. 5 e 9, perché non consideravano i 3 milioni e 2 quelli contro i gnoi, cioè i processi. Cioè, i 3 milioni e 2 non includevano 1 milione e 8. E 8 dicono che sono i procedimenti contro i gnoti, che però sono procedimenti pendenti. Li avevano levati. Quindi siamo. È quello che diceva del Consiglio d'Europa il commissario dei diritti umani, ricordava Elisabetta, un terzo della popolazione italiana, perché se ci sono complessivamente tra civile e penale 11 milioni di processi pendenti, fatevi conti, nei processi ci sono almeno due parti in causa, che sia l'autore del reato o sia la vittima del reato, comunque si tratta di una situazione nella quale se non si rende giustizia in termini anche di risarcimento eccetera alla vittima del reato, ma anche all'autore del reato che ha questa spada di Damocle di un giudizio che pende sulla sua testa, non sa mai come va a finire, eccetera. Tutta un terzo della popolazione italiana che attende giustizia, nell'uno e nell'altro senso, dalle vittime agli autori del reato. Ebbene, questa è la situazione della quale noi ci dobbiamo occupare. Tira il filo dell'amnistia perché? Allora, noi diciamo, siccome sono al ritmo di 200.000 all'anno le prescrizioni, che l'amnistia loro, no? Non vogliono dichiarare quella ufficiale, parlamentare, trasparente, alla luce del sole, di cui si assume la responsabilità la politica e il Parlamento, allora fanno quella come l'aborto clandestino, come la droga clandestina, no? Quelle di fatto, no? Ci sono le amnistie di fatto, e quelle non hanno le vittime, pure le amnistie di fatto? Non ci sono anche lì le vittime del reato che vanno onorate, eccetera?
Allora noi diciamo, se questa è la situazione e non esistano le petizioni di principio come l'obbligatorietà dell'azione, ma c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, è una ipocrisia. Sappiamo benissimo che si tratta di una discrezionalità di fatto dell'azione penale, lo spiegava bene Benerita. E quindi la politica si assume la responsabilità di liberare i tavoli della giustizia, dei pubblici ministeri e tutti, di quel cumulo di reati per riportarli in una situazione tollerabile, sicché la giustizia cominci a produrre, non come fa oggi, come una catena di montaggio impazzita, più che sentenze produce prescrizioni, ma cominci a produrre giudizi, sentenze, ma sei in grado a farlo, e per renderla, questa è la riforma strutturale immediata, no? È quella di cominciare a far ripartire, funzionare, girare la macchina della giustizia. Lo stesso discorso sul carcere, su questo chiudo. Ci sono le vittime della mala giustizia, ma ci sono le vittime di una situazione strutturale di tortura. Allora, sia chiaro, non è che in carcere ci sono i torturatori, non è che ci sono gli agenti di polizia, poi ci possono essere casi in cui uno viene picchiato, ci sono dei morti in carcere, avvenuti come nelle celle, nei commissariati di sicurezza o delle caserme, dei carabinieri, anche nelle celle di punizione ci sono, e gli esempi non mancano. Ma diciamo strutturale perché è la situazione strutturalmente contraria ai diritti umani sanciti e sottoscritti al nostro paese davanti al mondo, oltre che nella nostra Costituzione. Se noi teniamo 70.000 detenuti quasi, ormai ci stiamo arrivando, in spazi dove è consentita la vivibilità soltanto a 40.000, 42.000, evidentemente quelle condizioni strutturali di detenzione sono contrarie alla Convenzione europea che vieta i trattamenti disumani, in questo senso strutturale. Ma sono vittime di questo anche gli agenti di polizia penitenziaria, costretti non solo ai turni massacranti, ma a vivere l'umiliazione di un loro lavoro non fatto secondo legge, secondo Costituzione, ma non perché non lo fanno loro, le condizioni non gli consentono di farlo, per cui altro che rieducazione nelle nostre carceri. Bisogna liberarsi anche di questa condizione di illegalità. Allora l'indulto serve a ripristinare un equilibrio, no? Ora l'attualità è quello del pareggio di bilancio, no? Cui il paese deve raggiungere, se no veniamo fuori come la Grecia, andiamo in default. Ma è il pareggio di bilancio nell'amministrazione della giustizia, il pareggio di bilancio nell'amministrazione del carcere? Per cui quante persone entrano per scontare una pena, ma direi per scontare una pena, non per scontare un acconto su una pena che magari domani non farà mai combinata con una sentenza definitiva, perché questa è la realtà. Se sono, come diceva, il 42% i detenuti in attesa di giudizio, di cui la metà statisticamente è dimostrato che verrà poi assolta, si tratta di creare un equilibrio. Tanti ne entrano, è stato fatto un conto per cui, non so, sono decine di migliaia di detenuti che vengono arrestati e passano in carcere quanti giorni? 3 giorni. Cioè, lì dove sta la necessità di farlo passare da una cella carceraria, una persona che poi si sa che sarà scarcerata davanti al tribunale del riesame, cioè dopo qualche giorno, eccetera. L'equilibrio, quindi, tanti ne entrano, tanti ne escono, e basterebbe che funzionasse. L'indulto serve a mettere anche qui a regime, a far funzionare i tribunali di sorveglianza, eccetera, perché ci sia l'applicazione di una legge che esiste già e che è stata criminalizzata, cioè la legge Gozzini. La legge Gozzini ormai non esiste, non funziona. Non c'è. Ma perché non funziona? Non perché sono cattivi magistrati di sorveglianza, perché non riescono a gestire migliaia di fascicoli. Ci vogliono relazioni di sintesi, non ci sono gli educatori perché si facciano, gli psicologi, eccetera. Questo è il problema. L'indulto serve a ridurli, anche qui, a ridurre quantomeno la capienza regolamentare. 40.000, 42.000 dai 70.000 che sono, e poi ripartire subito, è la condizione necessaria perché poi comincino a funzionare le misure alternative, che sono le misure anti-recidiva, le misure alternative al carcere. Uno che deve fare 30 anni, di cui ne fa 20 in carcere, gli ultimi 10 in sei libertà, è la garanzia che quello, tornato nella società perché magari ha trovato un lavoro 10 anni prima che esca definitivamente,
non ritorni a delinquere. Quindi sono misure alternative alla detenzione, ma misure che assicurano, le statistiche lo dimostrano, una migliore sicurezza sociale, perché statisticamente è dimostrato che se uno sconta la pena dal primo giorno fino all'ultimo, quella edittale, quella combinata in sentenza, c'è il 70-80% di probabilità, i dati dicono questo, che ritorni a delinquere, cosa che si inverte quando invece l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni, gli ultimi 6 mesi di pena sono scontati in condizioni di lavoro esterno o di semi libertà. Quindi proponiamo cose ragionevoli, però ripeto e chiudo, se noi fossimo uno Stato democratico, se noi, il nostro fosse uno Stato di diritto, siamo una democrazia reale, no? Che sta alla democrazia come il socialismo reale stava al socialismo, cioè l'opposto, il socialismo reale rispetto al socialismo è opposta alla democrazia reale rispetto alla democrazia. Siamo un regime, abbiamo combattuto i regimi del socialismo reale, ora si tratta di voltare pagina anche a questa situazione infame di democrazia reale in cui noi viviamo. Grazie Sergio. A questo punto appunto potremmo fare alcuni interventi. Io vorrei invitare l'avvocato Alessandro Stomeo, che ha avuto sostanzialmente riconosciuto un risarcimento per le condizioni di sovraffollamento delle carceri di Lecce, quindi vorrei che lui ci raccontasse. Sì, buongiorno innanzitutto. In verità chi mi ha preceduto mi ha fornito veramente numerosissime sollecitazioni sulle quali mi sarebbe piaciuto tanto poter interloquire, però insomma il tempo non ce lo consente. Però una cosa la devo dire riguardo l'intervento dell'onorevole, perché addirittura credo che le condanne nei confronti dell'Italia da parte degli organi internazionali potrebbero essere molte di più se si tiene presente che esiste la legge Pinto, cioè la possibilità di essere risarciti per le lungaggini, e quindi non ci si rivolge più a Strasburgo, e che esiste anche la possibilità di essere indennizzati per un'eventuale ingiusta detenzione. Quindi se ci mettiamo anche questi numeri, e se tutta la gente che in qualche modo ha agito con la legge Pinto o comunque ha chiesto ingiusta detenzione avesse adito Strasburgo, le condanne probabilmente sarebbero 10 volte di più, quindi insomma la situazione è ancora più preoccupante probabilmente. Per quanto riguarda la mia iniziativa, io così sommariamente la illustrerò, nel senso che poi di fatto sono partito da questa condizione di sovraffollamento che c'è all'interno delle carceri sulla base di una sentenza famosissima ormai, Sulejmanovic, del 2009 della Corte di Strasburgo. Ho ritenuto che forse si poteva in qualche modo, anziché continuare ad adire la Corte Europea, rivolgersi direttamente al magistrato di sorveglianza. C'erano delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che, secondo un'interpretazione che io ho cercato di presentare al magistrato di sorveglianza, consentivano a questo magistrato eventualmente di decidere egli stesso sull'esistenza della violazione di questi diritti e sull'eventuale risarcibilità. Voglio dire che naturalmente, per ragionare in termini un po' extragiuridici, sicuramente il fatto di essere risarciti non risolve il problema, però è un modo sicuramente perché poi si parli della questione, perché quando lo Stato poi viene toccato nelle tasche incomincia a ragionare su come poter evitare e reagire ad una situazione poi lampante di... Il problema è che lo Stato siamo noi. Il problema è che sono magari i magistrati in tasca propria le loro che commettono. Sì, vabbè, questo è un problema più complesso sul quale non sono voluto intervenire perché non sono d'accordo fino in fondo su alcuni aspetti. È chiaro che tutti dovrebbero rispondere dei loro errori, però poi le modalità sono complicate in Italia, perché poi lascio immaginare tutte le cose che si farebbero quando le decisioni non piacciono.
Mi lascio immaginare cosa avrebbe fatto Berlusconi contro i magistrati se ci fosse una legge sulla responsabilità dei magistrati. Lasciamo perdere, perché queste poi sono considerazioni, diciamo, di natura, non mi competono tanto. Io quello che volevo dire è sostanzialmente che una situazione di illegalità all'interno delle carceri italiane, secondo me, deve essere portata all'attenzione degli organi sovranazionali, semplicemente perché in molti casi esistono delle ragioni di cosiddetta politica criminale che impediscono poi agli organi di legittimità, tipo la Corte Costituzionale, di ragionare secondo principi strettamente giuridici. Questo è un aspetto molto importante, perché per esempio il 41 bis per alcuni aspetti è palesemente incostituzionale. La situazione di illegalità che c'è all'interno delle carceri è conosciuta, voglio dire, dagli organi giurisdizionali. Però ci è voluta una pronuncia della Corte Europea perché in qualche modo il magistrato di sorveglianza si accorgesse di quello che ogni giorno si presenta ai suoi occhi. Esiste un regolamento penitenziario, esiste soprattutto l'articolo 27 della Costituzione. È chiaro che, cioè, io voglio dire soltanto una cosa e poi concluderò. La pena può essere ingiusta per diverse ragioni, cioè la pena può essere ontologicamente ingiusta, sostanzialmente ingiusta, perché viene per esempio stabilita la lapidazione. La lapidazione per esempio è una pena che noi consideriamo ingiusta. La pena può essere ingiusta perché viene irrogata da un organo che non è quello previsto dalla Costituzione o dall'ordinamento interno, o in maniera ingiusta perché il processo è stato ingiusto. Allora in Italia si parla sempre o di depenalizzazione, o di creazione di nuove figure di reato, o di giusto processo, o di ingiusto processo, ma non si parla poi mai dell'aspetto fondamentale, che è quello dell'esecuzione della pena. Perché una pena può essere giusta, cioè una pena di detenzione, può essere stata irrogata in un processo giusto, ma può diventare ingiusta nel momento in cui il soggetto la espia in una maniera che non è conforme a quella prevista dalla Costituzione. Ed è questo, secondo me, l'aspetto tenuto meno in considerazione. Per arrivare, e concludo veramente, a quello che poi è l'oggetto del mio intervento, allora dico semplicemente questo, che oggi, dopo la pronuncia del magistrato di sorveglianza che io ho sollecitato con il ricorso, finalmente viene riconosciuto un corpus di diritti del detenuto. Credo che questa ormai sia una pronuncia storica da questo punto di vista. Il modo poi per vedersi riconosciuti questi diritti adesso è stato stabilito che può essere il magistrato di sorveglianza eventualmente a decidere sulle violazioni e sul risarcimento danni. È stata impugnata la decisione del magistrato di sorveglianza, quindi adesso è pendente in Cassazione, ma nel momento in cui la Cassazione dovesse dire che non è competenza del magistrato di sorveglianza, comunque si potrà andare dal giudice civile, ed in ogni caso rimane sempre la possibilità di adire la Corte Europea. Quindi da questo punto di vista credo che in qualche modo oggi ci troviamo veramente di fronte ad un passaggio fondamentale. Però è importante, io questa è la cosa che ci tengo di più, che i detenuti e chi li sta intorno siano consapevoli che comunque c'è la possibilità in qualche modo di fare rispettare diritti che sono propri del detenuto, che sono diversi dai diritti dei soggetti liberi. Questo è un concetto fondamentale che tutti ormai dobbiamo assimilare. Ci sono i modi e bisogna dire agli organi giurisdizionali competenti, perché secondo me questo è l'unico modo per ristabilire una situazione di equilibrio. Grazie. Grazie avvocato. Vorrei che il professor Maurizio Martina ci portasse la sua testimonianza qui al tavolo. Sono veramente felice di partecipare a questa riunione, ma principalmente raccontarvi un episodio che tocca un po' tutti, perché prima che un episodio accada, ognuno di noi è distante da quello che è il problema della giustizia, poi crediamo all'aiuto nel momento in cui quel problema ci tocca. Pensiamo di essere sempre lettori di un problema, ma molte volte diventiamo protagonisti non perché commettiamo qualcosa, ma forse perché siamo antipatici a qualcuno o perché ci mettiamo contro qualcuno. Infatti il mio ingresso è stato conquistate. Io sono qui per simpatia. Simpatia di due persone che però hanno una causa che toccano tutti, e sono Sergio Elia e la dottoressa Elisabetta. Dopodiché ho conosciuto le altre persone che stanno lottando prima di noi in un problema grande, perché la giustizia tocca tutti. Ci tocca prima o dopo.
Il problema più grande è la povertà che tocca questo paese, che ormai siamo nel degrado. Molti giovani commettono i reati non perché gli piace commettere il reato, ma perché manca la dignità del guadagno. E quando loro vanno in quel carcere, in quella sofferenza, vanno non soltanto per scontare la pena, ma per essere rieducati. Invece cosa accade? Si diventa ancora più cattivi. Si diventa perché le condizioni carcerali sono veramente terribili. Toccherò poi il mio problema, che tocca comunque tutti quanti voi, che tocca comunque un reato non commesso, che tocca comunque dei magistrati corrotti, venduti e al servizio di una politica e non della giustizia italiana. Questi uomini che invece di fare politica, invece di fare giustizia, fanno politica attraverso la giustizia. Vogliono mostrarsi attivi e si mostrano attivi, criminalizzando tutti quanti coloro che si mettono contro di loro. Noi dovremmo, io sono qui, in questo momento sono un po' confuso anche nel parlare, non avevo una scaletta. Sono venuto da Torino questa mattina alle 5, anzi mi sono alzato alle 4 esattezza, perché doveva esserci qui Marco Pannella. Ma principalmente sono i nostri amici e toccano un problema grave. Oggi Marco Pannella non è venuto. Li voglio più bene di prima, perché è stato sputato, come tutti coloro che combattono per gli altri. È un grande uomo. Non condivido alcuni aspetti, ma vi posso garantire che come uomo, per le opere che fa, è il migliore. Perché ha coraggio, perché per affrontare il tema della giustizia occorre coraggio. Perché domani mattina ti puoi trovare incriminato per niente e hanno quel potere di fare quello che vogliono e nessuno può contraddirli, perché appena tu li contraddici sei in carcere. E tutto quello che ha detto l'avvocato con grande rispetto, l'altro avvocato con grande rispetto, le leggi ci sono, non le applicano perché non vogliono applicarle. Abbiamo una sorveglianza che non esiste, che non danno quei diritti che tutti quanti paventano dicendo guarda, stanno sempre liberi, non è vero, non danno i permessi, non danno gli aiuti, aspettano che il detenuto abbia scontato la pena per poter uscire. La sorveglianza è legata alla procura, totalmente. Perciò se la procura dice sì, tu esci, diversamente non esci e rimani in carcere. Io ho scontato 14 anni, innocente, mi hanno fatto fare il 41 bis quando non potevano farmelo fare, mi hanno fatto fare il carcere quando non potevano farmelo fare, hanno messo un bigliettino dei poliziotti criminali, dei magistrati politici, che oggi fanno i sindaci a Bari, quell'altro che va, adesso vabbè, tocchiamo poi questo argomento, ma sono dei delinquenti e come tali io li classifico. Incurante di quello che accade domani mattina, perché me ne frego, perché mi hanno tolto la vita, innocente, non perché grido l'innocenza, perché tutti voi siete innocenti e tutti voi siete criminali, perché basta che loro lo decidano con questo falso pentitismo che esiste. Io mi pento innanzi a Dio, volevano piegarmi, non ce l'hanno fatta, perché si devono piegare loro? Si sono piegati perché sono dei delinquenti. Vedete, il problema è giustizia, è un problema che non tocca soltanto coloro che la sopportano, tocca le famiglie, tocca i bambini, toccano tutti, per poi vedersi un magistrato che ieri era un GIP, te lo ritrovi poi come magistrato di sorveglianza, che ti rigetta l'istanza perché lui è quello che ti ha firmato la condanna, perché ha delle carenze che viene ricattato da altri magistrati come lui, perché tu devi andare in carcere. Abbiamo dei poliziotti che se tu non collabori con loro non ti fanno uscire, ti arrestano, ti creano il reato. La giustizia è molto vasta. Sono qui perché questi signori hanno coraggio. E io, da questo momento in poi, sono con voi. L'importante è che non siate con delle persone, non perché non voglio votare per quelle persone, perché sono dei delinquenti che rappresentano la giustizia, lo Stato italiano. E a me non va bene. Io sono stato arrestato perché il signor Antonio Bargone, un delinquente che rappresenta lo Stato italiano, ha fatto mettere da Antonacci alla Pertosa un bigliettino da visita. Guardate, non ci vuole molto. Uno di questi, un pezzo di carta, messo in un carico di droga, e il giorno dopo sono diventato un delinquente. Io, Maurizio Martina, campione del mondo di karate, presidente mondiale della World Federation, attore, proprietario di casinò, guadagnavo $1 milione al giorno. Che necessità avevo? Accusato da 4 delinquenti che dicevano sì, lui. Abbiamo parlato e non concluso. Dove sta il reato?
Il vero problema è questo falso pentitismo, questo crimine chiamato pentitismo al servizio dei magistrati che fanno i fatti loro. Adesso non voglio toccare soltanto i magistrati, è tutto il sistema che non va, è tutto il sistema, ma principalmente è quello che noi potremmo fare per le carceri italiane. Noi siamo in questo momento tutti quanti lesi, ogni cittadino dello Stato italiano è leso da questi signori e dovremmo ribellarci. Non devono risarcire il cittadino, il detenuto, ma tutti quanti noi, e devono risarcire loro in prima persona. Ti presenti in Cassazione perché devono riparti il processo, arriva una, lì sopra ci sono i nomi, per esempio nel mio caso ci presentammo in Cassazione, dopo ci viene comunicato che il dottor Vigna si era presentato subito dopo e guarda caso il mio caso si rende inammissibile, è tutto scritto, non è che devo andarmelo ad inventare, è tutto scritto. Il dottor Mandoi si presenta a Lecce e mi dice: accusa Biagio Marzo, Bettino Craxi, Gianni De Michieli, se domani mattina esci, fanculo, io non accuso nessuno. Perché questa gente non c'entra niente. Ma mi state interrogando per droga o per un reato che non ho fatto? Voi volete Bettino Craxi? Ma che c'entra Bettino Craxi con me? Soltanto perché mi ha detto che mi faceva ministro? Soltanto perché ho dato Biagio Marzo, che ha preso 55.000 voti contro Antonio Bargoni, che ne ha preso 15.000? Questo è un crimine. E questo è quanto riguarda il caso Martina. Io vi ringrazio e vi posso aiutare da questo momento in poi con la mia collaborazione, almeno spero. Sì, Sergio, voleva mandarvi il saluto tra l'altro di Marco Pannella, che ci spiegherà anche perché non è più. Sì, avendolo comunicato poi anche ieri sera alle agenzie, alle televisioni che oggi erano qui, sapendo che Marco Pannella non ci sarebbe stato questa mattina, nonostante questo sono venute. No, ma il motivo per cui Marco non è venuto, lui aveva messo in agenda questo impegno da molto tempo perché ci teneva a partecipare a questa assemblea. Sono a Roma oggi due persone a noi molto care, non sono italiane, una è di origini, è un uigura, cioè del Turkestan orientale, o come lo chiamano i cinesi, dello Xinjiang occidentale, cioè di quella parte della Cina dove turcofono, dove vive una stragrande maggioranza della popolazione è uigura. Rebia Kader è la leader di questo movimento che poi si è creato, costretta all'esilio, vive negli Stati Uniti, oggi veniva a Roma per una marcia per la libertà, la quarta marcia per la libertà che viene organizzata, è iscritta al Partito Radicale e noi avremo proprio a dicembre il congresso del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale, Transpartito, di cui Rebia Kader è una leader, quindi era un'occasione importante per Marco Pannella poterla incontrare, come pure per incontrare Vovanai, un altro rifugiato all'estero, iscritto al Partito Radicale, che passava da Roma oggi proprio in questa occasione. E la priorità di Marco Pannella, quella di poter assicurare un rilancio del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartito, proprio perché la battaglia sulla giustizia che noi conduciamo nel nostro paese e sulla condizione delle carceri è una battaglia internazionale e transnazionale, perché la situazione non ne riguarda soltanto la giustizia italiana e le carceri italiane. Quindi se non è qui è per questi due importantissimi incontri, altrimenti sarebbe passato troppo tempo prima di poterli rivedere, cioè il prossimo congresso a dicembre, e loro sono due militanti non violenti importantissimi per il nostro partito, per il nostro movimento, quindi la sua assenza, che abbiamo comunicato in ritardo ieri sera, è per questo motivo. Io credo comunque che noi dobbiamo ringraziare Marco per aver fatto anche questa scelta di urgenza importante, che è quella della vita di uno strumento che è il Partito Radicale di lotte non violente, quindi l'incontro con questo,
con queste due persone è un incontro che aveva la sua priorità rispetto all'incontro alle urgenze e alle priorità di cui stiamo discutendo oggi. Credo che sia quindi questo accettato da noi tutti, insomma, il motivo per cui oggi non è qui. Peraltro lui è stato qui nell'agosto dell'anno scorso, quando veniva inaugurata l'associazione Famiglie e Fratelli Ristretti, proprio qui a Brindisi, con l'allora sindaco Mennitti, che ci aveva ospitato al comune per lanciare un po' di conoscenza, di attenzione sulla realtà delle carceri, non solo pugliesi ma anche italiane. Quindi credo che Marco, la prossima volta che organizziamo un incontro di questo tipo, farà di tutto per essere presente. Sì, grazie. Non so se ci sono altri interventi, se qualcun altro vuole intervenire. No. Ci lasciamo direi con un pensiero che ognuno di noi forse può portare a casa, che la dignità della persona è una regola che non va mai calpestata. Grazie. Grazie.